video mukbang, da un po' che non facciamo i video mukbang e questa volta andiamo a fare con gli hot dog. Facciamo gli hot dog, uno già da mia madre che si sta a mangiare, adesso la mia boss che sta per svenire, prendine uno. Quindi adesso vi faccio vedere la preparazione, vi metterò il video. Abbiamo le salsette, maionese, ketchup e la senape. Tu che vuoi? Che salsa vuoi? Io muovo, io ma acchiappo, acchiappo e mi ci metto la senape. Ma io metto la senape e maionese, mischiamo, ne esce. E poi anche la senape. Mamma, ne vuoi un altro? No. Già sei a posto? No. Sicura che non ne vuoi un altro? No. Vabbè che il buste sono grossi, eh. E voilà. Adesso aspetta mio padre, facciamo cin cin. Sei pronta? Facciamo cin cin. Cin cin. Cin cin, buon appetito! Devo spalancare la bocca. Sono grossi i gusti, eh? Dovete spaccare. No, il dog è quello che ho visto intero. Allora, contiamo un po' di novità? Raccontiamo un po' di novità? C'è pure la cipolla dentro. Io sto il cotto. Novità? No, tipo, come ho scritto mio padre, è un centro per anziani qui vicino casa e fanno anche attività sportiva. Però siccome lui è stato male con la bronchite, si è fatto le punture, aspettiamo un pochettino. Però tanto si è scritto per iniziare a fare il corso di ginnastica. Però almeno fa le sue cose, le sue attività, impegnato, stacca un po', si stacca un po' dalla spina da casa, no? Perché? No. Il boss è sparito. Guardate, se andate a prendere coltello e forchetta. Non ce la fai a mangiare, a morsi? Eh? No. Mio padre praticamente è venuto solo a mangiare, cioè non dice una parola. Sì. Papà, ma... Sei venuto, hai trovato la cena pronta. Tanto semplice mangiarlo così. Tu devi tagliare il panino a pezzetti. Che ti sei sfrantumato il panino. Io comunque mangio solo questo perché non è pure a dieta. Forse no, trova. Ognuno mangia come si trova meglio, no? Giusto? Io mi trovo meglio così. Potete prendere un piattino. Ah, racconta cosa ti è successo oggi. Oggi andare al centro commerciale. Racconta che ti è successo. Com'è che? Dai. Perché che? Che c'è di male? Come c'è di male? Quello che ti è successo. Vabbè, fa timido. Non è neanche la prima volta che ti succede.
Vabbè, lo dico io. Beh, sapevo, ma ci sa pure chi era, no, no, no. Ci sa pure chi era, no, no. In che senso? Ci sa pure chi era a farsi lavoro. Chi è che fa? Ma no, mica adesso ho capito. Ma come? Una prostituta, no. E a me che vuol dire che mica fai nome e cognome della persona? Guarda se bussa. Mio padre se ne prende un altro. Vabbè, praticamente era al centro commerciale, che è andato in farmacia. Si avvicina una signora straniera, gli fa, mi offri un caffè? Giovane, quanti anni ci aveva? Io non glielo ho potuto offrire, perché spicci non ce n'avevo. Ah, no, glielo offrivi. Se no, glielo offrivo. Ah, ti si avvicina una, mi offri un caffè e tu glielo offri. Siamo una ragazza. Vabbè, ma che vuol dire? Ma perché non so può comprare da solo il caffè? Signori, che non ce ne avevo soldi. Allora uno, ma che vuol dire? Ma mica sei un parente. Scusami, Che vuol dire, saluto? Cioè, per te è normale, ti si avvicina un'estranea, dice, ma offri un caffè? Allora può pure andare al bar e dice, scusa, mi prendo un caffè e poi te lo pago quando ritorno più tardi o un altro giorno, se sei una persona normale. Non è una vicina non è corretto. È meglio a chiedere se ti offrono un caffè che andare al bar devi andare a prendere il caffè e ti passa e ripago. Che vuol dire? Scusa. Che senso, scusa? Se una si è scordata al portafoglio, dice, guarda, prendo un caffè e ripasso tra un po'. Se invece lo fai perché c'hai altre intenzioni, è diverso. No. Bisogna vedere con quale intenzione lo fai. Cioè, se una ragazza, una giovane va vicino all'anziano e dice, mo fai un caffè. Questa roba fa... A me le portassi pure che sono passeggiatrice. Ma mo lo chiudi il panino? No. Guarda, non lo chiudi il panino? No. Per me non è normale. Non mi chiudi il panino. Secondo me sono gente che vogliono adescare gli anziani. Poi dal caffè... Da cosa nasce? No, no. 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 Chi dice da cosa nasce cosa, però io... Ah, perché poi una volta davanti al supermercato ti avevano chiesto un passaggio, sì. Ma stanno dappertutto. Però, queste donne che girano, si avvicinano agli anziani, con qualsiasi scusa, cioè. Poi magari danno una mazzata e ti fregano il portafoglio. O c'hanno l'amico che ti aspetta a casa. Non è normale. Quanto è bello. È giusto, amore. Che ti fregano il portafoglio. A te se ti avvicina uno e ti dice, me la offri un caffè, tu che gli dici, no? A chi ti dice a me? A te. Dice, mi offri un caffè, E chi è questo? Uno che non conosci, ti sa un strano. No. No. No, no, è caffè. Vedi? Vedi le persone serie? Non ti dà il caffè uno da un volo. Brava. Così ti pulisce le tasche. Mamma, si chiama una seria. Abbiamo mangiato i due. Tu noi oggi hai fatto un'ora di spinning. Cioè, tutti 10 soldi per un panino. Dice, ma dai. Vabbè, ma se uno c'ha fame, cioè, pure due dei panini, che vuol dire? Un conto che uno c'ha fame, ma un conto che lo fai. Con un altro fine, cioè, ma quella ti ha detto, mi offri un caffè, non è che ti ha detto, scusa, guarda, ho dimenticato il portafoglio, come ti dice? Come l'ha fatto? Era così dolce, dice, mi offri un caffè, io guarda, spicci non ce n'ho, capito? Ma gli potevo dare 5 euro, ma non ce l'avevo, neanche spicci. Ti costava caro questo caffè? 5 euro?
Allora, ma fa beneficenza. Non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Scusa. Ma è una persona che già hai visto in giro? Eh? È una persona che avevi già visto in giro? Sì. Ma sempre però sempre la stessa cosa. Cioè, ogni volta che ti vedi che ti chiede un caffè. Un caffè, ti chiedono un euro. Sto Latin Lover. Ecco perché si improfuma quando esce, ma capito perché si improfuma quando esce, papà? Ma dite proprio le piccole. Ma sta già di testa, no? Gabbo! Gli emeni, ma? Tu non ti devi improfuma! Devi puzzare, giusto? Ma tu, ma è vero, si deve improfumare solo per te, quando viene a letto. Quando va fuori deve puzzare. Vabbè, mi sta a fare dormire, prendo il mangiare sto panino. Beh, è giusto che se lo sta a mangiare piano piano, se lo sta gustando. Io. I bambini. Video terminato. Il boss finisce in santa pace. Che io lo so. È bello lungo. Io sì, assolutamente. Due a dog. Ma sicuro che tu sei a posto? E niente, video termina qui, vi salutiamo. Mamma, vuoi salutare? Sì. Di, saluta. Ciao. Amore, con la manina sana, perché l'altro braccio fa ancora. Ciao.